Radio Radicale, siamo con Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle dopo il suo intervento sull'informativa del ministro dell'Interno Minniti sull'immigrazione. Allora, lei ha rivolto delle critiche molto chiare al governo e anche ai governi precedenti e nel corso del suo intervento ha anche citato Emma Bonino. A proposito di che e quali sono le critiche che ha rivolto all'esecutivo? Allora, la citazione dell'ex ministro Bonino è perché in rete sta girando un video di una sua partecipazione a un convegno abbastanza recentemente in cui ha straordinariamente e sorprendentemente dichiarato che il fatto che tutti i migranti del corridoio, quello del Nord Africa, venissero accolti, dirottati e accolti in Italia è stata una richiesta nostra come paese Italia ed evidentemente Infatti, che come periodo è il video? E no, però parla del 2014-2016, quindi deve essere recente, di qualche settimana fa. Cioè, Comunque, diciamo una dichiarazione della Bonino di qualche giorno, di qualche tempo. di qualche tempo fa, recentissimo, in cui parlava della gestione appunto degli arrivi nel triennio 2014-2016, quindi in piena epoca Renzi. E la seconda domanda non me l'ho Ecco, no, dimenticata. le critiche che lei ha rivolto al governo, diciamo, per quello che sta accadendo sull'immigrazione. Allora, qual è la critica principale che lei rivolge al governo dopo aver sottolineato le difficoltà del nostro paese? Non sta facendo in realtà nulla di quello che serve per bloccare questi flussi incontrollabili, ma che anzi servono ai partiti di centrosinistra per foraggiare il loro bacino elettorale attraverso le cooperative, e come abbiamo ben visto anche col fenomeno di mafia capitale, e servono al centrodestra per fare le loro campagne di paura, in cui terrorizzano ovviamente le persone e si propongono come gli unici salvatori. Quindi questo serve non arginare, non gestire, non fermare, così come con le soluzioni che noi abbiamo proposto, questo flusso incontrollato di migranti è strumentale sia al centrodestra che al centrosinistra. Noi abbiamo proposto la chiusura dei porti italiani a quelle ONG che non hanno trasparenza nei bilanci e quindi non ci fanno sapere chi sono i loro finanziatori, e non sapere chi siano i loro finanziatori significa che non si riesce a capire quali interessi ci siano dietro, che non sono solo interessi filantropici purtroppo, e di chiudere i porti italiani a tutte quelle navi, ONG o navi di qualunque altro genere, che non permettano di avere una presenza della polizia giudiziaria italiana a bordo per controllare effettivamente l'esito delle operazioni. Come ha trovato la risposta europea? La risposta europea è scioccante, ci hanno lasciato da soli, da soli. Abbiamo visto le risposte di Macron in Francia, tra l'altro tanto osannato dal PD fino all'altro ieri, abbiamo visto le risposte della Spagna, le risposte dell'Austria, ci hanno lasciato da soli a cercare di gestire, ma in questa maniera che abbiamo visto, un fenomeno che ribadisco fa comodo a tutte le parti politiche che non abbiano a cuore ovviamente né la sopravvivenza di queste persone che fuggono da scenari di guerra, né la gestione delle persone che fuggono da situazioni di miseria, quindi le migrazioni, i migranti economici, ma sulla pelle di questa gente si sta continuando a fare campagna elettorale sempre. Lei ritiene che il governo andrà avanti nel suo proposito di mettere una fiducia sullo Ius Soli al Senato o ritiene che questa vicenda possa condizionare un po' l'iter del provvedimento? Mi sembra questa storia dello Ius Soli un'arma di distrazione di massa per cercare di riprendere quel consenso verso la sinistra più estrema che in questi anni hanno perso. Non basterà una passata di maquillage per rendere di sinistra il Partito Democratico. Ultimissima cosa, è vero che la vogliono candidare alla Regione Lazio oppure è una voce che gira per metterla in difficoltà? Ah, veramente ho letto anche qualcosa sul Comune di Roma, manca solo il soglio pontificio, poi sono stata candidata a tutto nelle ultime settimane. Bene, la ringrazio Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle.